Valanga di elogi per il martire del Villa Malta. Il manager dell'ASL, Antonio Squillante, non risparmia giudizi positivi alla struttura ospedaliera diventata punto di riferimento per l'agro nocerino sarnese ed il vesuviano. Migliaia gli accessi al pronto soccorso in un anno, aumentano le nascite, si intensifica il lavoro nei reparti di chirurgia ed ortopedia. Un ospedale dunque su cui continuare a puntare. Attenzione massima è data al comparto materno-infantile. Sarà infatti attivato il servizio di parto analgesia H24, mentre si ipotizza l'attivazione di una ruota degli esposti. È una bella struttura nuova, ben organizzata, con personale di qualità che devo dire anche dal punto di vista dirigenziale riesce ad avere una sua importante autonomia. Ovviamente ci dobbiamo scontrare con le risorse che sono poche, con i limiti imposti dal blocco del turnover, però devo dire che bene o male riusciamo a superare queste criticità. Cosa si deve migliorare? Per il momento non ce ne sono, Certamente è un ospedale che si misurerà anche, questo è un test, si misurerà anche sulla capacità di seguire il passo un po' della direzione strategica che intende investire su questo ospedale. La visita al nosocomio sarnese è servita al manager Squillante anche per confermare l'apertura del polo oncologico di Pagani entro fine mese. Garantisco che così come abbiamo fatto alla fine dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno ci stiamo riunendo ogni settimana per 2-3 ore con tutti i responsabili per seguire passo passo, siamo a metà di gennaio, quindi ritengo che probabilmente il 31 riusciremo a rispettarlo, ma magari anche se sforeremo di qualche giorno io non mi lamento, perché l'importante è aprire questa struttura che è importante innanzitutto per dare una risposta di tipo sanitario per un settore particolare ai tanti pazienti oncologici che risiedono in questo territorio ma in tutta la provincia di Salerno, ma soprattutto per finalmente valorizzare quelle tante risorse che sono state investite in quella realtà e che quindi vanno utilizzate al meglio. Quindi per la primavera ci dovrebbero essere i primi pazienti? No, veramente io prevedo appunto per fine, come dire, gennaio. Anche trasloco tutto? Tutto, no, vabbè, io l'inaugurazione già ho detto che la farò quando la struttura è operativa, perché non ho bisogno, non ho interesse a fare inaugurazione, ho interesse